ci tenevo a rimarcare e ribadire quello che ha detto il sindaco. Perché questo? Perché fatto l'esempio di Roma, io faccio anche l'esempio di Milano, perché è del 29 di ottobre su Corriere della Sera la notizia di quello che è successo al Comune di Milano con l'arresto di alcuni funzionari. La carta di Pisa è, come dice giustamente il sindaco, se approvata una delibera di consiglio comunale. Una delibera di consiglio comunale entra a tutti gli effetti tra le fonti del diritto. E quindi è chiaro che a valenza non è un atto di indirizzo, perché gli atti di indirizzo, quando vengono approvati con delibera, devono essere rispettati da tutti, e quindi è chiaro che vincolano anche i dipendenti che si trovano vincolati ad escludere dalle gare d'appalto società che rientrano in certe fattispecie, che dovrebbero invece partecipare alle gare medesime, con quindi, se noi li escludiamo, ricorsi e richieste danni che poi il Comune dovrà affrontare. Vi ricordo che il testo unico sugli appalti è una normativa nazionale che deriva da una normativa comunitaria. Unione Europea, che attraverso la Corte di Giustizia Europea ha più volte sanzionato i vari Stati membri dicendo che l'applicazione deve essere più larga possibile, dare alla maggior parte delle imprese la possibilità di partecipare, tranne praticamente quelle che sono in default o in stato di insolvenza. Quindi è chiaro che noi, io ho fatto questo esempio perché mi pare più significativo, perché noi andando a approvare la carta di Pisa andiamo a approvare un documento che non fa altro che ricopiare la Costituzione col principio del buon andamento della pubblica amministrazione, della trasparenza, allarga quella che è la sfera di competenza della 241-90 sull'accesso agli atti, allarga la sfera dell'incompatibilità, ricalca quello che dice il codice di procedura penale e il codice penale. Poi il codice di comportamento per i dipendenti pubblici, vi faccio un esempio che ha fatto anche l'autoressa Codevilla in sede di Consiglio Comunale, il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, che è un DPR, cioè un decreto del Presidente della Repubblica, quindi una legge dello Stato, stabilisce ad esempio, e faccio un esempio più banale, che il dipendente pubblico possa accettare regali fino a 150 euro, la carta di Pisa dice 100. Allora qual è la norma applicabile? Viene meno il principio della certezza del diritto su questo. Quindi sono tutte cose queste che io credo che un buon amministratore si debba attenere in primis alla legge, perché credo che la prima regola dell'etica sia quella di fare bene il proprio dovere e di attenersi alla legge dello Stato, perché e quando uno si attiene alle leggi dello Stato poi può anche rispondere a una propria etica personale. Ognuno di noi ha una propria etica personale. E credo che se non fossimo persone etiche i cittadini non ci avrebbero votato. Io, i miei 596 elettori, credo che mi ritengano una persona per bene, e penso anche che le azioni fatte nei nostri confronti siano anche un po' di cattivo gusto, perché innanzitutto si vuole insinuare il fatto che noi non abbiamo votato questa carta di Pisa perché non siamo etici. Io lo dico a nome di tutti, noi l'etica non ce la facciamo insegnare da nessuno, ok? E visto che di etica si parla, adottare un atto vincolante mediante delibera, che è una fonte secondaria del diritto, come ho già detto, è essendo contralegge, non è affatto etico, credo, ok? E noi, come ha detto la minoranza, ci siamo trincerati dietro un parere tecnico. Noi rispettiamo i pareri tecnici, ma siamo anche abituati, quando ci dicono che queste si va contro norme imperative, a essere amministratori di buon senso e quindi non andare contro norme imperative e quindi non votare quello che i tecnici ci dicono. Poi non facciamo tutto quello che i tecnici ci dicono, però quando ci dicono che ci sono delle norme da rispettare, noi le rispettiamo, perché se si vuole fare, diciamo, della propaganda, la propaganda si può fare con qualsiasi mezzo. Però l'ho detto in Commissione Affari Generali, quando discutevamo della carta di Pisa, mi sarebbe piaciuto, come cittadino, prima che come Presidente del Consiglio e come rappresentante dell'UDC, che la prima proposta di delibera di questa nuova legislatura fosse una proposta di delibera che riguardasse veramente la città, su magari, non so, un pezzo di fognatura da fare, una strada da asfaltare, un problema reale. Ecco, quando si va a toccare temi che fino a prova contraria
a Voghera non sono ancora capitati, è chiaro che si ha pochi argomenti politici.